Buongiorno a tutti e benvenuti a quest'ultimo webinar prima della pausa di agosto. È il 17esimo, quindi una bella galoppata. 5 mesi dopo lo scoppio della pandemia e 3 mesi dopo il ritorno alla nuova normalità, ci vogliamo oggi fare delle domande. Come hanno reagito le imprese del nostro settore a questo shock inaspettato? Come sono ripartite? Qual è il new normal che ci aspetta a partire da settembre? Sono queste quindi le domande alle quali cercheremo di dare delle risposte, certamente non facili, durante l'incontro di stamattina. Dal mio punto di vista, il rischio è sempre un po' quello di ridurre il dibattito agli aspetti emergenziali del post-pandemia. O nel migliore dei casi a questioni soltanto tecnologiche o economiche della nuova fase, che pure sono importanti. La vera sfida, ripeto, questa è la mia visione, è invece portare il cambiamento su un terreno culturale, etico, un terreno che riguardi proprio il senso della nostra esistenza. Ma questo forse è il compito prioritario della politica, quella con la P maiuscola, e su questo dobbiamo probabilmente incrociare un po' anche le dita. Ma torniamo all'incontro di oggi. Dopo di me Stefano Ferrari, responsabile dell'ufficio studi di Siderweb, commenterà i dati del comparto dell'acciaio nel primo semestre e lancerà il consueto sondaggio tra tutti i partecipanti. Seguirà poi l'analisi del dottor Giovanni Barone di UbiBanca e a chiudere l'attesa, direi, intervista di Lucio Dall'Angelo, il direttore di Siderweb, al presidente di Federacciaie di Acciaierie Venete, Alessandro Banzato, che saluto e che ringrazio davvero di cuore per la sua disponibilità che sempre ha nei confronti di Siderweb. Grazie, Tom. Ringrazio anche il team di Siderweb e a tutti voi per la nutrita partecipazione, per l'attenzione che sempre ci dedicate. E passo la parola a Stefano Ferrari. Buon webinar e grazie. Allora, grazie Manuel, buongiorno a tutti, mi associo anch'io ai saluti. Tre notazioni tecniche prima di partire, vi ricordo che il convegno è registrato, che si può assistere al convegno tramite Zoom. Zoom consente con la funzione Q&A di porre domande direttamente ai relatori e con la funzione chat invece di interagire anche con gli altri partecipanti del convegno. Inoltre, invece, per chi vuole semplicemente ascoltare, è possibile farlo tramite il canale YouTube di Siderweb, dove viene trasmesso in diretta e dove poi troverete nei prossimi giorni la registrazione di tutto il convegno. Ormai come tradizione di mercato e dintorni, iniziamo il convegno chiedendo a voi un vostro parere tramite il sondaggio sui prezzi. Il sondaggio è molto semplice, sono tre domande e vi chiediamo che cosa vi aspettate per l'andamento del prezzo del rottame, del tondo per cemento armato e dei coils a caldo sul mercato italiano nel prossimo mese. Quindi, se a fine agosto, se vi aspettate che il prezzo di questi prodotti rimarrà stabile, quindi ci sarà un'oscillazione tra i più e meno 10 euro la tonnellata, aumenterà leggermente, quindi tra i 10 e i 20 euro la tonnellata, o aumenterà decisamente più di 20 euro la tonnellata. O viceversa, se scenderà leggermente tra i 10 e i 20 euro la tonnellata, o scenderà in maniera più decisa, quindi di oltre 20 euro la tonnellata. Per rispondere molto semplice, basta selezionare la risposta che si vuole dare e cliccare sul tasto Submit in fondo. Siccome è obbligatorio rispondere a tutte e tre le domande prima di inviare la risposta, abbiamo inserito anche l'opzione non sa, non rispondo, perché ovviamente non tutti trattano questi tre prodotti, quindi c'è anche la possibilità per chi tratta, per esempio, sul rottame o sul tondo, di rispondere esclusivamente dando un'indicazione e dando due non sa e non rispondo. I risultati verranno elaborati in diretta e poi li commenteremo insieme al termine della mia presentazione che avverrà a seguito di quella di Giovanni Barone, che è il responsabile del servizio studi di UbiBanca, a cui lascio la parola e quindi noi ci rivediamo tra una ventina di minuti per poi due dati sulla congiuntura e sulle prospettive per il settore siderurgico.
Beh, può iniziare, dottor Barone. Okay, perfetto. Allora un attimo che chiudo e provo a condividere lo schermo. Ok, perfetto. Allora, buongiorno a tutti. L'analisi di oggi segue quello che è stato il primo intervento in occasione di inizio luglio, dove abbiamo delineato quello che è lo scenario macroeconomico. In questo caso andremo ad analizzare come certi scenari macroeconomici vengono poi declinati in un'ottica di attività bancaria con un focus all'allocazione settoriale del credito. In particolare, fra le varie attività che vengono svolte in ambito ufficio studi, ce n'è una che riguarda in modo specifico l'analisi geosettoriale e quindi tutta quella parte di ricerca declinata sia in termini geografici sia in termini settoriali, quindi a matrice per guidare quella che è l'attività in un'ottica settoriale della banca stessa a livello strategico. Per quanto riguarda l'avvio dell'analisi, parte sempre da ciò che è lo scenario macroeconomico e, come evidenziato in occasione del precedente incontro, ci aspettiamo un 2020 particolarmente severo e un recupero nel corso del 2021 con una contrazione complessiva nel biennio del 4,8%. Tutto questo, tra l'altro siamo a pochi giorni dalla diffusione delle stime relative al secondo quarter per quanto riguarda il PIL italiano, e i numeri saranno particolarmente severi, emergono tuttavia tutta una serie di indicazioni favorevoli in un'ottica prospettica, perché se guardiamo a quelle che sono le evidenze che giungono dagli indici di sentiment, dagli indici anticipatori, nonché dai dati reali relativi sia agli ordini che alla produzione industriale, in particolare in relazione alla produzione industriale, più o meno a livello internazionale, dopo due mesi estremamente negativi, nel primo mese positivo si è recuperato circa un terzo di quanto ceduto in precedenza. Quindi situazione difficile, ma prospettive che lentamente stanno evolvendo in senso favorevole. Nella nostra analisi settoriale utilizziamo quattro importanti driver. Tutti guardano soprattutto a un'ottica prospettica, quindi non è la situazione corrente a guidare quanto quelle che sono le aspettative circa il futuro. In particolare faccio riferimento alle prospettive di crescita, che vengono analizzate sia in termini quantitativi sia qualitativi, alla propensione all'export, che è un driver di natura strutturale, ma estremamente importante per la tenuta dei settori nel medio e lungo termine, e questo lo si è visto in modo evidente nel corso della crisi di un decennio fa, e altri indicatori, anche questi forward looking, con particolare riferimento al rischio creditizio, e poi ad un'attività di a un indicatore di redditività bancaria corretta per il rischio. Passando al primo driver, in questo caso ci sono le proiezioni perché riguardano sia il 2020 che il 2021 a livello settoriale circa l'evoluzione del fatturato. La metallurgia risente evidentemente di una situazione particolarmente difficile ed è posizionata nell'ultimo quartile, quindi essendo un settore particolarmente ciclico e fra l'altro correlato ad altri settori fortemente ciclici come mezzi di trasporto piuttosto che prodotti in metallo, tutto questo evidentemente è nei numeri che vediamo rappresentati. È ragionevole attendersi che il gap che si è venuto a creare quest'anno non sarà colmato per intero nel 2021, ma dalle proiezioni che sono in corso di elaborazione, che includeranno anche il 2022,
da questo punto di vista, tutto ciò che sono settori più ciclici, metallurgia in primis, dovrebbero risentirne in modo estremamente favorevole e quindi vedere un progressivo miglioramento. Abbiamo visto la parte quantitativa. In termini qualitativi ci sono tutta una serie di informazioni aggiuntive che non sono rappresentate evidentemente nelle stime sul fatturato, ma che includono quelle che sono le reazioni da parte delle banche centrali, gli interventi di natura governativa, gli interventi a livello europeo di stimolo economico, e tutto questo fa sì che l'attribuzione di un outlook nei vari settori, che ha progressivamente portato ad una decisa prevalenza dei settori caratterizzati da prospettive ben orientate, da buona capacità di tenuta, e nell'ultimo anno progressivamente c'è stato uno spostamento verso destra alla luce della recessione, della crisi economica corrente, in un'ottica prospettica, quello che mi aspetto per i prossimi mesi sarà un lento spostamento, soprattutto da ciò che è più ciclico, dalle situazioni di maggiore difficoltà verso l'area sinistra della slide in evidenza. Passando al secondo driver, come citato in precedenza, sebbene questo sia in buona misura un dato strutturale, ma i settori che presentano una maggiore vocazione all'export sono quelli che in passato, ma anche in prospettiva, avranno delle migliori capacità di tenuta e di sviluppo. Se guardiamo la metallurgia, in particolare, rientra chiaramente nel primo quartile, così come settori ad essa correlati, come ad esempio i mezzi di trasporto, e tutto questo dovrebbe far sì che, superata questa fase contingente della crisi Covid e quindi di una ripresa del commercio internazionale dopo le difficoltà recenti, tutto questo dovrebbe portare a prospettive di sviluppo che andremo a leggere nei trimestri a seguire. Il terzo driver, particolarmente rilevante se pensiamo all'attività di una banca, sono evidentemente il rischio di credito. Anche in questo caso trattato in quartili con proiezioni per quanto riguarda sia il 2020 sia il 2021. E da questo punto di vista lo si vede bene in questa slide, dove alcuni settori fortemente ciclici ne hanno risentito, comunque dovrebbero mostrare in prospettiva delle situazioni di difficoltà sul fronte della qualità del credito. La metallurgia, i prodotti in metallo si posizionano in una mediana sostanzialmente di quello che è il rischio fra i vari settori. Altri come mezzi di trasporto invece si posizionano nel primo quartile. Ad ogni modo non emergono, se guardiamo al vostro settore specifico, criticità sul fronte della qualità del credito. In prospettiva, dopo un lungo sentiero di riduzione di quello che era il problema dei tassi di decadimento, che poi evidentemente si traduce in non performing loans per quanto riguarda le banche, vi sono aspettative sostanzialmente di un incremento più critico per quanto riguarda le costruzioni, viceversa per quanto riguarda l'agricoltura si dovrebbe rimanere su livelli contenuti, mentre gli altri settori, ecco, dovrebbero vedere un leggero allargamento, un po' più marcato per quanto riguarda i servizi, dove evidentemente ci sono tutte quelle serie come alloggio e ristorazione, via dicendo, che visto la situazione Covid ne risentiranno più di altri. Arriviamo così al quarto e ultimo driver. In questo caso le due slide riportate sono meramente esemplificative, questo perché noi utilizziamo evidentemente dei numeri interni che non possono essere divulgati,
esistono dei dati a livello di sistema che vengono diffusi da Banca d'Italia. Purtroppo questa diffusione si è interrotta nel corso del 2019. Viene mostrata questa slide che è a livello di sistema, ma il dato è comunque, diciamo, vuole essere esemplificativo di quello che viene effettivamente fatto. In particolare, quello che emerge riguardo i tassi attivi che vengono praticati dal sistema bancario italiano è che questi spread non sempre sono in grado di coprire il rischio ad esso correlato. In particolare, questi dati al marzo 2019 fanno vedere come i tre quarti circa del credito del sistema bancario italiano avveniva con una redditività positiva, un quarto invece avveniva ancora ad una redditività negativa, quindi c'era un pricing del rischio non corretto. Questa cosa a livello complessivo, e lo si vede nella slide successiva, mostra come dal 2013 al 2017 vi sia stato a livello di sistema bancario italiano un'allocazione del credito a condizioni di redditività negativa. Quindi una distruzione di valore, cosa che invece è stata corretta nel corso degli ultimi anni, e anche le ultime statistiche comunque evidenziano un progressivo diciamo miglioramento di questa componente. Il tutto viene poi sintetizzato nella slide mostrata con l'utilizzo dei quattro driver, e questi quattro driver combinati con una metodologia interna portano poi a definire una sorta di semaforo per cui ai vari settori viene attribuito un outlook che è positivo, neutrale o negativo, questo per guidare le strategie creditizie del gruppo. Quindi quella che è tutta l'attività di analisi non è fine a se stessa, ma è utile a supportare quella che è l'attività di sviluppo che viene svolta dai corporate banker, comunque dalle strutture commerciali da un lato, e dall'altro anche a supportare quello che è l'attività svolta in termini di macro area crediti in termini settoriali. Questo non riguarda evidentemente le singole pratiche, riguarda nel complesso quello che è la strategia su dove è più opportuno crescere in termini di impieghi per quanto riguarda un gruppo bancario. Questa è la nostra realtà, sono convinto che anche altre realtà comunque utilizzino una strategia basata su analisi per quanto riguarda lo sviluppo. Per sintetizzare, quindi, a partire da quella che è un'analisi di natura macroeconomica e di scenario e di tutte quelle, quindi c'è una forte componente di modellistica econometrica in tutto questo e nell'elaborazione di numeri che riguardano l'economia nel suo complesso, avviene poi una declinazione di questi numeri a livello settoriale e geografico. Nel caso specifico abbiamo visto la parte settoriale, con determinate prospettive, e quindi guardando non alla situazione corrente ma prospettica su come la situazione dovrebbe quindi evolversi e su dove è più opportuno utilizzare la leva del lending per supportare i territori, per supportare certi settori e la crescita dell'economia nel suo complesso. E con questa slide avrei terminato e resto disponibile per eventuali domande da parte vostra. Allora, grazie dottor Barone. Allora, dopo che abbiamo visto diciamo quali sono i flussi che consentono alla banca di come ragiona la banca nel termine di credito, passiamo un attimo al mercato dell'acciaio e vediamo un po'
in queste 4-5 slide che ho preparato. Da un lato, quello che è successo all'inizio dell'anno, soprattutto nella fase di lockdown, e quello che sta succedendo sui prezzi e le prospettive per il prossimo futuro. Poi, come detto, commenteremo l'andamento del sondaggio a cui avete appena risposto. Allora, partiamo dalla produzione di acciaio. Avevo fatto una presentazione anche in occasione della prima edizione di Mercato e Dintorni, partendo sempre dalla produzione di acciaio. Perché? Perché la produzione di acciaio, grazie all'ottimo lavoro svolto dalle associazioni di categoria nazionali e da World Steel Association, consente con soli 20 giorni di ritardo di avere l'andamento della fase produttiva in tutto il mondo, e quindi dà un dato molto fresco su quello che è il sentiment, diciamo almeno dal punto di vista produttivo, del settore a livello mondiale. Nei dati che avevamo visto il 3 giugno, quindi che erano riferiti ai primi 4 mesi dell'anno, avevamo visto che l'Italia stava pagando diciamo un Covid gap, una specie di tassa al Covid, nei confronti sia delle siderurgie mondiali sia dei partner europei. In particolare l'Italia aveva ceduto nei primi 4 mesi dell'anno, aveva perso il 22,4% della propria produzione rispetto al 2019, contro il 12,5% della media dell'Unione Europea, il 18% della Francia, il 7% della Germania, e anche la Spagna, che come ben sapete è stato uno dei paesi più colpiti dal Covid, cedeva un punto e mezzo in meno dell'Italia. L'Italia faceva anche peggio di Africa e Sud America, che sembravano tenere il passo meglio, pur avendo subendo appunto dei danni dal Covid, e era ovviamente distante anni luce dall'Asia, che cedeva solo l'1,9% 2 mesi fa. Ora sono passati 2 mesi, e come potete vedere dalla tabella alla destra dello schermo, la situazione appare abbastanza diversa. L'Italia ha perso il 40% della produzione a marzo, il 42% ad aprile, con la riapertura ha perso il 18% a maggio e il 13% a giugno. E il cumulato ovviamente è molto negativo, abbiamo perso circa 2 milioni e mezzo di tonnellate di produzione, e adesso del meno 20%. Però, come potete vedere, è a solo un punto di distanza dal cumulato dell'Unione Europea, e il gap con la Germania, che è il maggior produttore siderurgico europeo e noi siamo al secondo posto, è passato dal 15% al 4%. Addirittura i risultati di Francia e Spagna appaiono nettamente peggiori a quello italiano. E se guardiamo anche al di fuori dell'Unione Europea, notiamo che il risultato italiano sostanzialmente è assimilabile anche a quello del Nord America, del Sud America e dell'Africa. Quindi, per usare una metafora ciclistica, diciamo che mentre 2 mesi fa eravamo un po' la maglia nera del settore siderurgico globale, adesso siamo rientrati nel gruppo. Il gruppo ovviamente non è il gruppo dei fuggitivi, ma è quello degli inseguitori, perché in fuga, e già anche abbondantemente in maglia rosa, c'è sempre la Cina, che aumenta la produzione dell'1,4%, e traina l'Asia al meno 3%. In Asia la situazione è diversa nei diciamo tradizionali produttori siderurgici, perché l'India perde il 24%, il Giappone il 17% e la Corea del Sud il 14%. A sinistra vediamo la tabella con il grafico, chiedo scusa, con la produzione mensile puntuale italiana. Come potete vedere, ovviamente il dato di marzo-aprile è sui minimi storici, mentre quello di maggio-giugno si posiziona a un livello più elevato. Il livello elevato sì, però supera praticamente solo agosto e dicembre dei 7 anni precedenti. Quindi dobbiamo sempre ricordarci che siamo comunque in un periodo di profonda crisi, anche se, come detto, è sempre meglio rispetto a quello che vedevamo a primavera. Guardiamo adesso, facciamo un passo avanti con il ragionamento, con le prospettive per il 2020-2021. Tradizionalmente ogni anno la World Steel Association elabora lo Short Range Outlook, che è la previsione per l'andamento dell'anno in corso e dell'anno successivo. Quest'anno, a causa delle incertezze legate al Covid, è stato spostato l'elaborazione di questo documento a giugno. Quindi in realtà per noi è meglio, perché è un documento più fresco, quindi è stato elaborato su dati più nuovi, e quindi dovrebbe dare dei risultati più aderenti alla realtà.
Come potete vedere, la previsione per il consumo di acciaio a livello mondiale è per un calo del 6,4%, con 1 miliardo e 650 milioni di consumo, e abbiamo, diciamo, tre andamenti diversi nel mondo. L'area NAFTA, l'Unione Europea, Centro e Sud America e Medio Oriente caleranno tra il 15 e il 20% il proprio consumo, l'Africa e l'area dell'ex Unione Sovietica perderà circa il 10%. Gli altri Europa, che praticamente è la Turchia, perché gli altri paesi rappresentano soltanto una parte marginale del consumo, e l'Asia invece cederanno tra l'1,5 e il 3%. Questo dato si può spacchettare in più modi. Secondo me, quello più evidente è staccare la Cina dal resto del mondo. La Cina crescerà dell'1% quest'anno rispetto al 2019. Il resto del mondo calerà del 14%. Sembra che la Cina quasi appartenga a un altro gioco, faccia un altro gioco, e le regole che valgono il resto del mondo non valgono per lo Stato asiatico, perché comunque una crescita dell'1% è una crescita sostanzialmente normale, in un periodo invece straordinario e negativo. Ed anche la divisione che facciamo di solito tra paesi sviluppati in via di sviluppo, con i secondi che hanno risultati nettamente migliori dei primi, quest'anno non vale. Se escludiamo la Cina, infatti, i paesi sviluppati vedranno il consumo scendere del 17%, i paesi in via di sviluppo del 12%, quindi sono risultati sostanzialmente omologabili. Quindi è la Cina che sta facendo la differenza. E un altro ragionamento che si può fare da questi numeri, secondo me che è interessante, è confrontarli con quelli che abbiamo visto nella slide precedente. Quindi, la produzione dei primi 6 mesi dell'anno a livello mondiale, se ricordate, cedeva al 6%. Il consumo del 2020 perderà il 6,4%. Se poi confrontiamo l'andamento del NAFTA, dell'Unione Europea, del Centro Sud America e dell'Asia, vediamo che i dati produttivi del primo semestre praticamente coincidono con la perdita del consumo durante tutto il 2020. Ciò cosa significa? Secondo me, visto che, diciamo, almeno nel medio periodo, tutto sommato, con marginali differenze, i dati della produzione e del consumo si equivalgono, ciò significa, secondo me, che la World Steel Association non si aspetta un grosso rimbalzo del consumo nel secondo semestre, dato che praticamente i dati confermano quelli del primo semestre. Quindi nel secondo semestre, secondo questa previsione, dovremmo aspettarci sicuramente dei dati migliori rispetto a quelli della primavera, ma ancora dei dati non entusiasmanti, che ci fanno intravedere che c'è sì un recupero, ma sempre su ritmi ridotti. Se entriamo nel dettaglio, per l'Italia, la World Steel Association si aspetta un consumo di 20 milioni e mezzo di tonnellate quest'anno, contro i 25 milioni dell'anno scorso, quindi con un calo del 18%, un risultato in linea con quello dell'India, che farà meno 18%, degli Stati Uniti meno 23%, Giappone meno 19% e la Germania meno 20%. Per quanto riguarda il 2021 ci sarà un marginale recupero a livello mondiale di circa un più 4% e a fine 2021 avremo un consumo inferiore di 50 milioni di tonnellate rispetto al 2019. Quindi, come aveva anche anticipato il dottor Barone, per quanto riguarda l'economia italiana, ci vorrà almeno un altro anno per poi ritornare ai livelli del 2019. Per quanto riguarda l'Italia, le previsioni della World Steel sono tutto sommato ottimistica, con un incremento del 17% l'anno prossimo dei consumi, si dovrebbe tornare a 23 milioni e 900 mila tonnellate, quindi 1 milione di tonnellate in meno rispetto al 2019. E dato che ci seguirà il dottor Banzato, chiediamo anche lui magari dopo, in seguito, una valutazione su questi numeri. Proseguiamo sempre con i dati più freschi che abbiamo. Questi riguardano solo l'Italia e solo una particolare categoria, che è quella delle vendite dei centri servizio specializzati in acciai piani al carbonio in Italia. Siderweb, dal dicembre 2017, rileva ogni mese l'andamento delle vendite dei coils da parte dei centri servizio e degli stock, che in realtà, diciamo, sintetizzato come stock, sarebbe la disponibilità di materiale, ovvero lo stock a terra più il materiale ordinato di cui si prevede l'arrivo entro i successivi 3 mesi. Se guardiamo le vendite, vediamo che
A marzo c'era stato un calo del 32% delle vendite rispetto al marzo del 2019, ad aprile del 63%, a maggio si è tornati a migliorare a meno 36% e a giugno a meno 20%. Come vedete, quindi, e come abbiamo visto anche nei dati precedenti, anche per i COIS la ripresa stenta a irrobustirsi e il cumulato è ancora nettamente negativo. Se confrontiamo la nostra rilevazione con un'analoga rilevazione che fa Eurometal ogni mese, vediamo che ad aprile c'è stato un calo in Europa del 52% contro il 63% italiano e a maggio del 39% contro il 36% italiano. Quindi, come notiamo da questi dati e dal confronto con l'Europa, anche i nostri competitor europei stanno seguendo una traiettoria simile a quella italiana, con il mercato che sta ripartendo ma ancora a marce basse. Se guardiamo il grafico a destra, che è quello appunto, diciamo, degli stock per semplificare, vediamo che a partire da gennaio, che è il dato che vi sto indicando adesso, c'è stata una riduzione forte degli stock che sono sui minimi storici e da quando abbiamo iniziato la rilevazione, quindi degli ultimi 2 anni e mezzo. E attualmente, rispetto a gennaio, c'è un calo del 15% degli stock. E dato che il calo degli stock è inferiore al calo delle vendite, a livello puramente teorico ci potrebbe essere un lieve sovrastoccaggio da parte dei centri servizio dovuto appunto alla carenza delle vendite. Quindi, sempre in linea puramente teorica, nei prossimi mesi i centri servizio potrebbero proseguire la propria attività comprando meno rispetto al venduto, il che potrebbe rappresentare un problema per la filiera, in particolare per la parte alta, quindi la parte della fornitura, che potrebbe trovarsi con una domanda apparente inferiore poi a quella reale, dato che gli stock dei loro clienti sono scesi meno rispetto alla domanda. L'impressione che i piani siano un po' il segmento degli acciai a carbonio più in difficoltà è anche confermata da un'altra rilevazione di Eurometal che rileva l'andamento delle vendite dei magazzini dal pronto, dove si vede che è proprio la parte dei piani che sta soffrendo maggiormente, mentre il tondo per cemento armato sta viaggiando su volumi più vicini a quelli del 2019. Adesso abbiamo 2 slide dedicate invece ai prezzi. La prima sono partito dall'analisi dell'andamento della materia prima. Ho preso la rilevazione che fa Callanish sull'andamento del minerale ferroso nei porti cinesi e l'andamento del rottame in Turchia, che sono due prezzi che fanno da benchmark per le produzioni da alto forno e da forno elettrico. I prezzi sono rilevati a Callanish e sono pubblicati ogni 2 settimane anche da Siderweb nell'area prezzi internazionali, e li ho indicizzati a 100 per rendere più facile, più agevole il confronto. Con la freccia blu ho indicato quando è iniziato il lockdown in Cina, che era alla fine di gennaio. E cosa vediamo? Vediamo che per quanto riguarda il minerale ferroso, immediatamente dopo l'inizio del lockdown c'è stato un calo del 10-15% dei prezzi, che è durato fino alla parte iniziale di maggio. Da quel momento in poi c'è stata un'esplosione dei prezzi che sono saliti del 30% e, come vedete, sono tornati sui livelli che abbiamo visto a fine estate del 2019. Quindi, nonostante la straordinarietà dell'evento che viviamo, i prezzi del minerale sono più alti rispetto a quelli dell'ultimo anno. Per quanto riguarda il rottame, abbiamo un andamento simile, anche se in realtà il calo del rottame, come potete vedere, era iniziato già prima. C'è stato un calo di circa il 20% del prezzo e a partire da fine marzo c'è stato un rimbalzo del prezzo del rottame, che ha recuperato circa metà di quanto aveva perso in precedenza. Ora, ovviamente, questo andamento appare, diciamo, straordinario visto i dati che abbiamo visto in precedenza, con un forte calo dei consumi sia in Europa sia nel resto del mondo tranne in Asia, e quindi questo rappresenta un'anomalia che però sta mettendo in difficoltà soprattutto le acciaierie dal punto di vista dei margini, in particolare nei prodotti piani. Sempre in un convegno di Eurometal che c'è stato nelle scorse settimane, l'analista di Stalmar Consult, Andrea Schneider, ha stimato che lo spread tra il costo di produzione di un coil da alto forno in Europa e il prezzo di vendita sia sceso quest'anno sotto i 200 euro a tonnellata, mentre tra il 2017 e il 2018 era stato stabilmente sopra i 300 euro a tonnellata,
Ovviamente questo è uno spread non sostenibile, diciamo, nel lungo periodo, e quindi Schneider si attende che ci sia una correzione a rialzo del prezzo dei coins, che ovviamente si deve scontrare, come abbiamo visto, con una domanda in forte difficoltà. Un'altra anomalia che si riscontra sui prezzi, oltre a quella tra materie prime e finiti, che sono meno dinamici delle materie prime, è quella geografica. Abbiamo il prezzo dei coins indicati in blu in Cina, in arancio in Nord Europa e in grigio in Nord America. Sono sempre prezzi rilevati a Cavendish, pubblicati da Sidorweb, e rielaborati sempre in base 100. In blu, con la freccia, ho indicato sempre l'inizio del lockdown. Come potete vedere, in Cina, immediatamente all'inizio del lockdown, c'è stato un forte calo del 15-20% dei prezzi, ma da metà aprile in poi c'è stato un recupero che attualmente è stimabile circa tra un terzo e la metà di quanto è stato perso in precedenza. In Europa ciò non è avvenuto. All'inizio del lockdown, quindi come potete vedere a marzo, il prezzo è iniziato a declinare e non è ancora risalito. In Italia ovviamente il prezzo di coin nelle ultime settimane ha recuperato qualcosa, tornando attorno ai 400 euro, mentre era arrivato attorno ai 380 in precedenza, ma in Europa questo rimbalzo sembra non ancora vedersi. In America abbiamo un andamento più o meno a metà strada, quindi forte calo subito, tentativo di rimbalzo e poi invece il prezzo è ricominciato a declinare e l'esito finale è più simile a quello europeo che a quello cinese. Quindi guardando questo grafico potremmo fare tre ipotesi. Il primo è che ci sia presente una bolla in Cina dove il prezzo è sopravvalutato. Il secondo è che ci sia presente, diciamo, una bolla al contrario in Europa e in America dove il prezzo è troppo depresso rispetto al reale andamento del mercato, o per una paura per un ritorno del coronavirus, o perché comunque probabilmente gli interventi statali a sostegno dell'economia sono stati meno pronti rispetto a quelli cinesi, o semplicemente che ci sia uno sfasamento temporale tra le tre aree globali e quello che è successo in Cina potrebbe accadere a breve, quindi sia in Europa sia nel Nord America. Questa è una riflessione su cui non ho al momento una risposta, che magari lascio come stimolo poi al presidente Balzato che interverrà dopo di me. Quindi concludendo quello che abbiamo visto sinora in questa presentazione, che ovviamente è in corso una ripresa che è più lenta di quanto probabilmente speravamo durante il lockdown, ma ci ha consentito comunque di praticamente riassorbire il gap produttivo con i paesi europei e con altre zone mondiali. I prodotti più colpiti, come avevamo visto anche a giugno, nell'ambito dell'acciaio e carbonio sembrano essere i prodotti piani, e ci sono due anomalie in corso. La prima è tra i prezzi delle materie prime, quello dei finiti, che probabilmente andrà pianata a breve perché appare molto importante, e la seconda è un'anomalia geografica che sta distanziando la Cina dal resto del mondo, che nonostante la regionalizzazione in corso anch'essa appare molto evidente, e se continuasse ancora molto ritengo sia, diciamo, altamente improbabile. Quindi al momento viviamo in un mondo contraddistinto ancora da molte incertezze, e l'impressione è che ci siano dei nodi che stiano arrivando al pettine, dato che appunto queste anomalie appaiono molto molto evidenti e non sembrano destinate a durare ancora molto. Con questo ho concluso la mia presentazione, chiedo a Davide gentilmente di mostrare i risultati del sondaggio, così li commentiamo molto brevemente e vediamo cosa è emerso, e lasciamo poi il commento anche al presidente Banzato. Allora, come vedete dall'analisi abbiamo semplificato, abbiamo uniformato le risposte per avere un dato singolo. Come potete vedere le attese sono vanno, diciamo, da un certo punto di vista a conseguenza di quello detto. Abbiamo visto che c'è uno sfasamento tra l'andamento delle materie prime che hanno performato meglio dei finiti. Le previsioni dell'audience sono che ci sia, diciamo,
almeno un parziale sanamento di questa situazione con il rottame che tra lo stabile rialzo ma con un'intensità inferiore sia rispetto al tondo sia rispetto al collis a caldo, che dovrebbero aumentare quindi più della materia prima, e il che appunto sarebbe la quadratura del cerchio di quello che abbiamo visto. E anche se andiamo incontro a un mese di scarsa attività come quello di agosto, magari potrebbero dare una certa dose di ottimismo al mercato alla riapertura di settembre. Io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola a Lucio Dall'Angelo, presidente Banzato. Grazie a Stefano, grazie anche a Giovanni Barone. Devo dire che le vostre analisi sono davvero interessanti, quella del dottor Barone, perché ci ha fatto vedere come si muove al di là di come distribuisce il credito e i finanziamenti la banca, come si muove, come ci aspettiamo che si possa muovere l'economia, e quella di Stefano Ferrari, perché è sempre davvero puntuale. Ringrazio naturalmente Alessandro Banzato, con lui faremo grazie questa terza parte del nostro webinar, grazie al presidente di Federacciai e del gruppo delle acciaierie venete. Presidente, la prima domanda, la prima questione, la prima riflessione sulla quale ti voglio portare è proprio relativa ai dati che sono stati presentati da Barone e da Ferrari, un quadro che presenta da un lato alcune criticità legate al post-pandemia, ma anche alcuni elementi strutturali che, se posso dirlo, ci lasciano anche leggermente ben sperare per quello che potrebbe essere poi il prosieguo dell'anno, ma io mi fermo qua e aspetto il tuo commento, Presidente. No, allora, intanto grazie e buongiorno a tutti. I dati che sono stati presentati sia dal dottor Barone che da Ferrari sono sicuramente interessanti. Per quello che riguarda quelli del dottor Barone, direi che intanto vengono evidenziate le necessità che i grandi driver, i settori di sbocco del nostro mercato dell'acciaio riescano ad entrare in un filone positivo di politiche di sostegno e di nuovo rilancio, perché sia le costruzioni, sia la meccanica in generale, che il mondo dell'auto necessitano chiaramente di un momento di spinta, perché la crisi che abbiamo vissuto e che in parte e che nella quale siamo ancora direi immersi, per trovare una via di uscita che sia positiva, ha bisogno sicuramente di una spinta. L'altra cosa interessante, sempre nel commento nella presentazione del dottor Barone, era quella che riguardava la questione creditizia. Sulla questione creditizia forse qui c'è un tema un pochettino più di preoccupazione per quello che riguarda il settore delle costruzioni, che almeno leggendo i dati e vedendo tutti i vari driver che ci proponevano, ci davano un rischio creditizio che era complessivamente alto, per cui qui forse un po' di preoccupazione in più c'è, mentre per quello che riguarda il settore dell'automotive il rischio creditizio è un pochettino più basso, però diciamo che il settore è un settore che sta vivendo una profonda crisi e che dovrà affrontare sicuramente delle ristrutturazioni e soprattutto innovazione di prodotto e quant'altro. Per quello che riguarda i numeri che sono stati presentati da Stefano Ferrari, sono interessantissimi. Abbiamo visto, noi ci siamo sentiti all'inizio di aprile, in piena pandemia, in pieno sviluppo della pandemia. Eravamo quasi tutti fermi, devo dire che il 99% forse dei produttori italiani erano fermi. Quello che è un po' incoraggiante, una cosa interessante è guardare il calo della produzione mondiale e il calo della produzione europea. Secondo me è una cosa interessante. 6% il calo della produzione mondiale, 18% il calo della produzione europea, per cui direi che sono numeri che colpiscono. La produzione italiana, direi che da questo punto di vista si sta vedendo un po' di recupero. Il fatto del calo del mese di giugno, che sia solo, tra virgolette, il 13% rispetto allo stesso mese dell'anno prima, è un qualcosa che potremmo definire in qualche maniera incoraggiante, ma
i segnali positivi sono segnali che non riusciamo a cogliere ancora in toto e per sviluppati su tutti i nostri grandi driver di sviluppo. C'è qualcosa di più positivo nel mondo delle costruzioni, molti nostri produttori riescono a esportare, a prendere grandi export anche verso paesi del mondo anche lontani, e questo è solo un grande merito loro, mentre magari il mondo dell'automotive fatica ancora a muoversi, la visibilità è ancora un pochettino più corta, però anche là qualche segno di piccolo movimento possiamo contarlo, e speriamo che si possa magari concretizzare nel mese poi di settembre, quando poi ci sarà la ripartenza di tutti. Volevo però, Lucio, solo contestualizzare un secondo, cioè tutto questo si inserisce all'interno di una crisi che dà il PIL italiano, tutti i dati ce lo dicono, meno 11% alla fine dell'anno. Tanto per dire, 2009 era meno 4. Cioè questo è il contesto all'interno del quale noi ci stiamo muovendo, ed è un contesto oggettivamente di grande difficoltà. Prima di tornare un attimo sul contesto, come vedi la slide finale, il sondaggio che abbiamo fatto relativamente all'andamento dei prezzi, ti convince questo adeguamento relativamente alla materia prima di tondo e piani, quindi con un maggior incremento rispetto a quello del rottame? Sì, credo che sia convincente. Allora, parlando anche con quelli che sono molto più esperti di me, perché non è che il presidente Federacciai per forza, ma parlando anche con quelli che sono più esperti di me, sul rottame, per esempio, potrebbe essere molto importante a quello che andrà a succedere in Germania nel mese di agosto. Sappiamo che la fermata dei paesi, diciamo, del nord Europa è diversa rispetto a quella italiana, per cui sarà interessante vedere se ci saranno aumenti del rottame in Germania nel mese di agosto o no. Devo dire la verità che non sono attese delle cose così eclatanti, qualora dovessero esserci. Per quello che riguarda gli aumenti dei prodotti finiti che sono stati stimati nel nostro sondaggio, al quale abbiamo partecipato anche noi, credo che siano corretti, soprattutto se si guarda il fatto che, come diceva anche Stefano Ferrari nella sua interessante presentazione, il prezzo della materia prima è restato più stabile rispetto a quello che è successo ai prodotti finiti. Per cui, se possiamo dare per buono il fatto che ci sia un po' di recupero, credo che sia gioco forza il fatto di cercare di riequilibrare anche un po' lo spread tra diciamo, la materia prima e i prodotti finiti. Per cui, diciamo, anche siccome ho visto che il livello degli aumenti non è che fosse così stratosferico, però è una tendenza, direi che è una tendenza che è interessante. Bene, è interessante valutare, che credo possa essere positivamente presa. Un bel sondaggio, dai. Ottimo, e speriamo che vada davvero in quella direzione. Ricordavi prima, quando ci siamo sentiti, era esattamente il 7 aprile quando abbiamo fatto il webinar precedente, eravamo proprio in attesa di riaccendere il motore produttivo, ci stavamo appunto chiedendo se la settimana successiva ci sarebbe stata la possibilità, dopo il fermo, di ripartire. Ecco, a 4 mesi di distanza, qual è lo scenario che abbiamo davanti, e che scenario secondo te ci dobbiamo aspettare dopo la pausa feriale, cioè l'idea con la quale arriviamo a fine anno? E se ci puoi dire qualcosa di passaggio anche sul tema degli speciali, della produzione degli speciali, visto che di questo ti occupi. Allora, vi ricordate tutti, quando noi ci siamo visti, ci siamo sentiti, visti in video, a inizio di aprile, venivamo da un mese di marzo nel quale avevamo contato un meno 40%, per cui sempre, perché non ci dimentichiamo la difficoltà e il percorso che stiamo facendo. Il fatto, aprile abbiamo visto poi ancora peggio, perché meno 42,5%, è sempre rispetto all'aprile dell'anno prima. Poi abbiamo cominciato a vedere un piccolo recupero che ci ha portato a maggio a fare meno 16,3% e a giugno meno 13%, per cui diciamo che la tendenza è abbastanza consolidata. Il primo semestre abbiamo fatto meno 19,7%, e questo naturalmente, venendo con 2 mesi come marzo e aprile, era quasi gioco forza. Diciamo la previsione, se
questa tendenza dovesse confermarsi, e francamente in questo momento mi sentirei di dire di sì, che è una tendenza che potremmo pensare di confermare, sarebbe già positivo, e lo metto chiaramente tra mille virgolette, il fatto che si riuscisse a chiudere l'anno con una perdita nella produzione del 15%. Lo so che è dare un numero pazzesco, meno 15%, però ripeto, ricordiamoci sempre il contesto e ricordiamoci da dove veniamo. E scusate, un altro tema importantissimo, non dimentichiamoci che l'Ilva, che è un player super importante, il più importante in Italia, sta viaggiando su dei livelli produttivi direi minimali, credo che sotto di così sia quasi impossibile. Per quello che riguarda gli speciali, come dicevo prima, i grandi driver di sbocco hanno sofferto e stanno soffrendo un momento di grandissima crisi. Qualcosa di diverso si comincia a vedere, anche perché insomma si è cominciato a parlare nel mondo dell'auto, per esempio, di incentivi che credo siano quasi fondamentali per provare a dare una scossa. Ci sono sicuramente le adeguamenti dei modelli delle varie case automobilistiche, perché magari senza andare all'elettrico totale, ma molti ibridi che stanno prendendo piede, per cui diciamo che anche là l'aiuto all'acquisto è un aiuto all'acquisto molto importante. Comunque, i driver importanti degli speciali stanno soffrendo una grande crisi, dalla quale pare ci sia qualche piccolo segno di ripresa, per cui siamo, diciamo, moderatamente fiduciosi per la fine, per settembre, per andare verso la fine dell'anno. Giustamente, sia nel tuo precedente, nell'analisi che hai fatto precedente, che anche in questa, hai messo l'accento sul tema della filiera e sulla necessità di una scossa. Scossa, dicevi, per il mondo dell'automotive, ma diciamo supporto importante che andrebbe dato anche alle costruzioni, quindi grandi cantieri, sia alla meccanica, che sono poi i tre grandi sbocchi della nostra produzione. Ecco, a partire da questo ragionamento vorrei portarti un attimo sulle decisioni un po' più macro della politica. Nei giorni scorsi c'è stata la decisione della UE sul Recovery Fund, che è sicuramente un passaggio positivo, in sostanza, anche perché cambia un po' la strategia dell'Europa. Ecco, la domanda è: ritieni che quanto abbiamo fatto fino qui, anche a livello di politica italiana, sia necessario, o c'è qualcosa in più che possiamo fare proprio per dare quella che tu chiamavi la scossa, e una scossa che non dobbiamo dare ovviamente soltanto all'automotive, ma a tutti gli utilizzatori e in fondo anche al consumo, perché poi è la gente che compra un bene o un servizio quella che riaccende davvero il motore dell'economia. Com'è che la vedi? Scusa, Lucio, quando io parlo di filiera lo faccio sempre con la massima convinzione, perché il presidente di Federacciai è un presidente di un'associazione di filiera, per cui è giusto, è corretto, le filiere ci tengono, ci fanno vendere l'acciaio, se no l'acciaio che si produce, se le filiere non funzionano, lo teniamo a casa e non è propriamente quello che vogliamo fare. Per quello che riguarda quello che è successo in Europa, sul Recovery Fund, insomma, è una cosa altamente positiva. Credo che fosse dai tempi della CECA che non, l'Europa non dava segni di vita così importanti, su questo non c'è alcun dubbio. Però ora che anche questo, diciamo, questo ingentissimo ammontare di euro che sono 700 rotti miliardi, della quale 200 rotti verranno in Italia, per cui il problema fondamentale è quello di trovare delle vie applicative, cioè il fatto di riuscire a trasmettere questa enorme mole di denaro dalla politica, riuscire a trasferirla all'economia reale, economia di tutti i giorni, e questo è un passaggio che è oggettivamente di una difficoltà importante. Abbiamo visto anche tutti i primi provvedimenti che sono stati presi a livello governativo ai primi tempi della pandemia, poi perché arrivassero veramente alla base, diciamo, alle aziende produttive, non sono stati dei percorsi facili, per cui immagino che anche qui
con i soldi del Recovery Fund, quando arriveranno, non sarà certamente facile. Ma questo è compito della buona politica, cercare che questo avvenga nella maniera migliore. E come deve venire, secondo noi, nella maniera migliore? Certamente non sussidiando cose improduttive. Abbiamo sempre parlato, anche in occasione di incontri con il ministro e anche con le varie commissioni industria di Senato e Camera, di quelli che sono i grandi investimenti che servono al paese, le grandi opere. Tra l'altro, una grande parte sono già finanziate, e questo è un driver che metterebbe in moto una quantità di settori che vengono a caduta, per cui i vantaggi anche per l'economia nazionale sarebbero pazzeschi. Come abbiamo detto, il mondo dell'auto sappiamo già tutto, ma anche la digitalizzazione, il 4.0, rinnovare industria 4.0, che è sicuramente una cosa positiva, il potenziamento delle reti informatiche, che abbiamo visto sono state fondamentali in questa occasione, ma lo saranno sicuramente anche andando avanti. Per cui ci sono dei punti che noi abbiamo sempre sottolineato e che restano vitali perché la ripartenza di questo paese avvenga nel minor tempo possibile e nel miglior tempo possibile. L'acciaio, poi, quando riparte il paese, è industria di base, e l'acciaio è la base di tutto, per cui l'acciaio riparte assieme a queste cose. È, diciamo così, l'anticipatore. Vorrei portarvi adesso con un paio di domande a riflettere un po' anche dentro casa nostra, dentro la filiera. Giustamente tu citavi prima dicevi il presidente Federacciaio, il presidente di tutta la filiera, ha a cuore tutta la filiera, perché è tutta la filiera che deve crescere e generare valore, altrimenti ci fermiamo tutti. Ecco, da questo punto di vista abbiamo fatto nel corso di uno dei nostri webinar, abbiamo messo in evidenza come, diciamo così, l'emergenza generata dal Covid ha avviato un processo che noi abbiamo definito, Gianfranco Tosini l'ha definito, di macro regionalizzazione e di possibile reshoring di alcune attività. Ecco, è uno scenario che ti convince, cioè l'idea che guarderemo un po' più all'acciaio di casa nostra intendo l'Europa naturalmente come confine, rispetto ad una visione mondiale nella quale, lo diceva bene Stefano Ferrari prima, sembra che esista il mondo e poi dall'altra parte la Cina. È come se ci fossero in qualche modo due pianeti per quel che riguarda l'acciaio. Ecco, è una tendenza che vedi questa, Presidente? Sì. È una tendenza, come dicevi tu, hai usato un verbo giusto, secondo me mi convince. Credo che sia un tipo di fenomeno che è cominciato già e che continuerà, secondo me, riportando verso, diciamo, l'Europa un po' della produzione che era, diciamo, tra virgolette, fuggita verso lidi più lontani. Però anche qua direi che non è giusto fare o tutto all'esterno verso paesi lontani, piuttosto che tutto quanto rientri, le produzioni rientrino verso l'Europa. Diciamo che anche qua bisognerà raggiungere un equilibrio, per cui sono certo che questo processo di reshoring che è appena cominciato continuerà, ma non che andranno a morire o spariranno del tutto i grandi investimenti dei nostri paesi verso paesi più lontani, Cina piuttosto che anche altri, gli investimenti produttivi. Di questo sono certo. Il fenomeno ci sarà, ma resterà, diciamo, non diventerà totale. L'altro tema è uscito sempre nel corso di un nostro webinar due settimane fa. Avevo ospite il direttore generale di Alfa Acciai, Giuseppe Cavalli, e Marco Mandelli, che è responsabile del corporate di UbiBank. E insieme ragionavano sul come, diciamo così, ci possono essere degli strumenti che facilitino la possibilità che ci sia una riorganizzazione anche dentro il nostro mondo, dentro i grandi produttori. Cavalli diceva: è auspicabile che la crisi che si è determinata con la pandemia acceleri un processo che probabilmente nelle intenzioni di qualcuno ci sta già riflettendo,
che porti alla creazione di quelli che lui ha chiamato dei campioni europei, quindi imprese che abbiano una taglia da 3, 4, 5 miliardi di fatturato e che possano competere dentro questo nuovo scenario. Ecco, lui ha detto è questo un momento nel quale sarebbe necessario avviare un processo di maturazione, nel senso che non vedeva, non immaginava qualcuno che, tra virgolette, mangiava qualcun altro, ma invece un processo di riflessione. Ecco, è una strada che potremmo percorrere, è una strada che ritieni convincente? Sì, sì, penso di sì. Sono d'accordo con il Gen Cavalli, credo che abbia detto una cosa che secondo me è abbastanza ineluttabile, nel senso che abbiamo visto, per esempio, separando il mondo dei piani dal mondo dei lunghi, nel mondo dei piani questo è un processo che è già avvenuto anche a livello europeo, si sono creati dei grandi player, mentre nel campo dei lunghi diciamo che questo è un processo che è ancora di là da venire. Nel mondo dei piani ci sono dei movimenti che sono già, mi pare, abbastanza chiari, cioè sono dei discorsi su ThyssenKrupp, ci sono dei discorsi su Terni, per cui potrebbero crearsi dei soggetti di ancora maggiore dimensione, ammesso non concesso che poi restino, diciamo, di tra virgolette proprietà europea. Questo nei lunghi non è successo. Nei lunghi non è successo, c'è stato un tentativo, diciamo, che possiamo considerare quello fatto da Smolz e Bickenbach di aggregare molti stabilimenti produttivi di vari prodotti, sempre negli acciai in qualità. È un processo nei lunghi forse un pochettino più complicato, però i grandi processi credo che prendano avvio sempre da grandi avvenimenti e grandi sconvolgimenti, e noi oggi stiamo vivendo un grandissimo sconvolgimento, una cosa che non si era mai vista, con dei numeri che faranno pensare a qualcosa di nuovo nei prossimi anni nel mondo dell'acciaio. D'altronde, attenzione, poi ricordiamoci sempre che giochiamo in un mondo, come diceva Stefano Ferrari precedentemente, dove un paese è vicino a fare 1 miliardo di tonnellate, e all'interno di questo 1 miliardo di tonnellate ci sono una serie di player di grandissime dimensioni, dai 20 miliardi di fatturato, voglio dire, o cose del genere, per cui questo è il sistema competitivo all'interno del quale ci troveremo a giocare le nostre partite. Dovremo sicuramente creare dei soggetti con delle spalle molto grosse per reggere le spinte che verranno nel futuro. Hai perfettamente ragione, condivido. Posso solo dire ovviamente che è tutto un processo che è in capo, diciamo, ai grandi player come siete voi della filiera. Noi, Siderweb, come piccolissima parte, il nostro come dire, aiuto è sempre quello di mettere degli elementi di riflessione, supportare la riflessione generale della filiera, della community, con dei punti di domanda, e poi se arrivano anche delle prime risposte come quelle che stiamo cercando di dare. Ma è proprio questo, e questo mi piace, come dire, in qualche modo rivendicarlo proprio anche per tutta la squadra di Siderweb. Adesso ti voglio portare su un tema abbastanza delicato, ma tu dicevi prima, citavi prima Ilva dicendo, lo traduco, ma insomma la produzione di quest'anno è quasi inguardabile, nel senso che probabilmente Ilva chiuderà, abbiamo stimato intorno ai 3,5, non lo so, probabilmente non arriva a 4, che ovviamente è davvero davvero una situazione complicata, non è complicata soltanto dal Covid ma anche da altre situazioni. Prendo questo spunto perché uno dei dibattiti che sta emergendo sia sull'Ilva ma non solo è proprio quello del ritorno dello Stato nel capitale delle aziende, quindi la necessità, la possibilità, l'urgenza che in alcune crisi, in alcuni momenti, lo Stato torni ad essere un investitore, riattivi il meccanismo, poi esca, poi non sappiamo mai in realtà qua da noi detto se esce o se rimane. Ecco, ti sembra questa un'opzione convincente, cioè il capitale che dovrebbe essere il capitale paziente dello Stato, quello di dare una mano in certi momenti, oppure corriamo il rischio di una nuova statalizzazione? Allora, credo che l'intervento dello Stato in certe situazioni sia quasi ineludibile.
Ho sempre detto, e lo ripeto e non mi stancherò mai di farlo, deve essere però un intervento temporaneo e a supporto di quelle aziende che, tra virgolette, lo meritino, perché è inutile cercare di salvare, intervenire salvando carrozzoni che non hanno nessun futuro e soprattutto, come dicevi giustamente tu, Lucio, poi vedrebbero solo un ingresso dello Stato che poi diventa permanente. La ottica mia, quella che cerco di ogni occasione di presentare, è quella di un intervento a tempo, un tempo che sia ben determinato, e una volta che si sono ricreate le condizioni perché l'azienda, lo stabilimento siano di nuovo competitive sul mercato, l'uscita dello Stato e lasciar camminare l'azienda nel mercato. Secondo me questa è una cosa positiva. D'altronde c'era un bellissimo articolo domenica mattina di Claudio Costamagna e di Abrava sul Corriere della Sera, nel quale parlavano proprio di stato traghettatore. Un po' direi il tema è questo qua: stato traghettatore, aiutiamo le aziende che meritano ad uscire dal momento di crisi, perché generato magari da un lungo periodo di mancanza di investimenti, mancanza di manutenzioni. D'altronde sappiamo, per esempio, Taranto, tanto per non andare tanto lontano, ha chiaramente necessità di interventi in conto capitale molto importanti per essere competitiva sul mercato. Per cui può esserci questa necessità, deve essere una necessità a tempo, e una volta che si sono ristabilite le buone condizioni di competitività, credo che sia necessario ridare le aziende in mano al privato e che possano competere sul mercato in totale libertà. Ti ringrazio. Siamo all'ultima domanda. Quando ci eravamo sentiti ad aprile, ti avevo chiesto, anche da un punto di vista umano, che cosa ti aveva segnato, che cosa ti aveva lasciato questo passaggio pandemico nel quale, come dire, che ne dicano adesso i negazionisti, almeno qui al nord, la battaglia tra la vita e la morte ce la siamo vista giocare davvero molto, molto vicino e qualche volta in casa. E tu mi avevi detto che c'era un po' un ritorno ai fondamentali della vicinanza, della squadra, della cultura, dell'azienda come elemento di condivisione, come forza propulsiva dalla quale si poteva tirare fuori davvero il meglio nei momenti di difficoltà per disegnare il futuro. Ed è stata una riflessione molto, molto intensa, Presidente. Quasi agganciandomi idealmente a quella tua riflessione, per l'ultima domanda ti voglio portare su, ancora una volta, su un elemento di divisione che mi sta particolarmente a cuore, perché lunedì sera, il 3 agosto alle 18:30, Mattarella, dopo aver incontrato i parenti delle vittime, 43 vittime, inaugura il nuovo ponte di Genova, si chiama il ponte San Giorgio, in onore del patrono della città. Ecco, è frutto dell'ingegno italiano, una grande progettazione, è frutto del lavoro di due campioni del Made in Italy, Salini, Pregilo e Fincantieri Infrastructure, e lasciamelo dire, vive, sta su, si svetta e si proietta nel futuro grazie all'acciaio. 30.000 tonnellate di acciaio, 10.000 in calcestruzzo, nelle pile che reggono l'impalcato, 18.500 di acciaio soprastrutturale. Ecco, è una cosa che, per chi fa acciaio, per chi è emozionante. Ecco, io ti vorrei chiedere su questo una visione, proprio per chiudere, per consegnarci, diciamo così, anche un po' davvero una speranza per quest'anno, ma poi anche per gli anni a venire. No, hai ragione, Lucio. Allora, è del tutto evidente che vedere rinascere un'opera come quella del Ponte di Genova, soprattutto considerando in quanto poco tempo è rinata, perché questa è un'altra cosa che credo ci ponga all'attenzione, se mi consentite, anche del mondo, perché è vero, veniva da un fatto negativo, ma dal fatto negativo questa volta l'Italia ha saputo trarre un fatto positivo ed in tempi veramente brevi, perché insomma stiamo parlando che in 2 anni c'è sul nuovo ponte che verrà inaugurato dal Presidente della Repubblica lunedì sera. Per cui questo è sicuramente positivo, e se mi consenti ci dà il fatto che in tempi così brevi
il nostro materiale così pesantemente coinvolto nella ricostruzione, la nostra tecnica, ci dà anche sicuramente una visione di un po' di ottimismo che ci deve far guardare al futuro, perché senza ottimismo faremo fatica ad affrontare le sfide che il futuro molto prossimo ci porrà davanti. Però Lucio, mi devi far considerare una cosa. È vero, quello è un punto di ottimismo, però mi dovete consentire di riallacciarmi, sempre Genova, sempre la Liguria, ci dà questo punto di forte positività, nei giorni scorsi però ci ha dato anche un punto di fortissima negatività, per muoversi attorno a Genova non si riusciva per le manutenzioni, insomma, questo con un porto come il porto di Genova, là che soffriva, il più importante porto italiano che soffriva in quella maniera, perché non si riusciva a far uscire le merci. Per cui mi riaggancio, sempre tornando e chiudendo con il fatto positivo, il ponte di Genova benissimo, straordinario, abbiamo molte altre grandi opere che possiamo fare seguendo quell'esempio e cercando di ispirarci a quello che ci ha guidato quando abbiamo fatto e progettato e costruito così velocemente il ponte di Genova. Tutta l'industria italiana, tutta, anche i produttori di acciaio, ma tutta, ne avranno sicuramente un grande vantaggio, questo fuori discussione. Hai ragione, anche i grandi campioni o i grandi esempi come questi poi hanno bisogno di essere inseriti in un contesto, altrimenti rischiano davvero di essere delle cattedrali. Presidente, io ti ringrazio. Grazie a voi. È stata una bellissima chiacchierata, spero che siano contenti anche tutti quelli che ci hanno seguito e sono stati tantissimi anche questa mattina. Ringrazio naturalmente ancora anche il dottor Barone e Stefano Ferrari. Vi ricordo che le slide che sono state proiettate le avrete oggi pomeriggio, le riceverete alla vostra casella email. Questo, diceva Manuel Morandi, è il 17° webinar, è stata una bellissima avventura che abbiamo lanciato noi di Siderweb in un momento difficile per stare vicino alla filiera, per dare dei contenuti di qualità, per riflettere insieme, come diceva il presidente Banzato, qual è il futuro sul quale ci stiamo incamminando e verso il quale dobbiamo, come dire, incamminarci e costruirlo insieme. Ci fermiamo per un mese, perché ovviamente un po' di rallentamento in questo mese agostano comunque c'è, e vi do appuntamento all'8 di settembre. Riprenderemo proprio con ancora mercato e dintorni, avremo ancora il dottor Barone, avremo Achille Fornasini per quel che riguarda i mercati, e poi avremo Barbara Beltrame del board del gruppo Beltrame, vicepresidente nazionale di Confindustria, con la quale, che è un piacere ospitare naturalmente, con la quale dialogheremo di internazionalizzazione. Vi auguro una buona estate e buone cose, sperando davvero che la seconda parte dell'anno, quella che ci aspetta, sia densa di momenti di ripresa, come diceva il presidente Banzato. Grazie ancora Alessandro, grazie di cuore. Alla prossima.